In psicoterapia parliamo di traumi con la T maiuscola, riferendoci a quegli episodi in cui la persona è stata effettivamente a rischio di vita. È stata effettivamente o ha pensato in qualche modo di essere a rischio di vita. Questi episodi sono molto importanti perché possono rimanere profondamente bloccati all'interno del sistema psichico e continuare a girare sotto come un antico programma disfunzionale e anche a distanza di anni, addirittura di decenni, continuare a crearti problemi. È molto frequente qui nel mio studio che quando chiedo alle persone di raccontarmi i loro traumi con la T maiuscola, spesso dicono: vabbè, ma cosa vuoi che sia? È successo tanto tempo fa, avevo 5 anni e stavo per annegare. Poi in realtà quando andiamo a lavorare con le MDR su questi target, su questi argomenti specifici, viene fuori che magari quella sensazione di soffocamento che la persona prova oggi rispetto per esempio a degli attacchi di panico improvvisi che gli vengono è collegata e la rimanda in qualche modo è determinata dal non aver completamente rielaborato quell'antichissima esperienza. Perché? Perché le memorie non sono solamente coscienti, sono quelle più profonde, le memorie somatiche, ciò che rimane in qualche modo incagliato all'interno del sistema nervoso, sono quelle che io a volte chiamo le schegge di granata, che rimangono sotto pelle, tu non le vedi più dall'esterno, ma basta che cambia il tempo, basta che qualcuno ti tocchi lì e tu ricominci a star male. Quindi con la psicoterapia EMDR andiamo a lavorare innanzitutto su quelli che sono i traumi con la T maiuscola, andando a ripulire, a fare una bella ripulitura da quelle che sono le traumatizzazioni, perché in quel modo evitiamo e rompiamo quei link, quelle catene associative anche neurobiologiche che ti hanno fatto star male fino a oggi e puoi iniziare a rilassarti a livello fisico, muscolare, a stare meglio da un punto di vista psicologico e questo si porta dietro a catena tutta una serie di cambiamenti positivi. Certo, i traumi con la T maiuscola è solo una parte del lavoro che facciamo in terapia. Poi andiamo a rielaborare tutte le esperienze traumatiche, anche quelle che non ti hanno comportato un rischio vita, ma che comunque ti hanno creato una serie di problemi, per riuscire a vivere completamente liberi da quello che è stato il passato. Ciao!